Giulia Salemi, invitata da Alfonso Signorini ad essere una presenza fissa del GF VIP 7, si è presa la sua piccola rivincita personale contro Giovanni Ciacci, che qualche tempo fa l'aveva stroncata, coinvolgendo nel discorso anche Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis. L'italo-persiana sempre più lanciata in TV ha atteso che il tempo le offrisse l'opportunità di replicare all'esperto di moda, che ha fatto una pessima figura nel corso dell'ultima edizione del reality targato Canale 5. L'influencer ha infatti deciso di commentare le dichiarazioni fatte da Ciacci in passato su di lei, nel corso di una sua recente intervista per Vanity Fair. Durante la chiacchierata con il giornalista Mario Manca, la Salemi ha avuto modo di vendicarsi di Ciacci, finito nella morsa delle critiche per la sua condotta nei confronti di Marco Bellavia, e così l'influencer ha firmato una risposta da enciclopedia con cui ha letteralmente demolito il costumista dei VIP. Non dimenticando le ruggini del passato con l'ex Geffino, Giulia Salemi ha meditato la sua vendetta dopo aver assunto una posizione privilegiata alla corte di Alfonso Signorini, dove commenta quello che dice il popolo del web sul GF VIP. Sulle colonne di Vanity Fair, l'italo-persiana si è presa la sua rivincita su Giovanni Ciacci che in passato ha insinuato dei sospetti sulla carriera di Giulia Salemi, per poi criticare gli altri suoi colleghi social in ascesa negli ultimi anni, Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis. Giulia Salemi si vendica di Giovanni Ciacci, con una risposta da enciclopedia ai tempi in cui Ciacci era opinionista di Detto Fatto parlando dei tre influencer aveva predetto per loro un destino da meteore, ma a distanza di anni i tre lo hanno smentito con i fatti. Infatti la De Lellis è una delle influencer più seguite, oltre ad aver avviato alcune sue attività imprenditoriali nella moda. Mentre Tommaso Zorzi dopo aver vinto la quinta edizione del GF VIP non ha smesso di lavorare in TV, come confermato dalle sue recenti esperienze a Discovery+, dove conduce i format Drag Race e Taylor Made. Giulia Salemi che sta conquistando sempre più visibilità sul piccolo schermo, ha risposto a Giovanni Ciacci in modo diplomatico ma perentorio commentando, "Sono una persona che perdona, andare contro Giovanni adesso sarebbe sparare sulla Croce Rossa, sarebbe troppo facile attaccarlo in puntata o fare delle battute, non ne vale la pena. Vado oltre, penso che si sia qualificato da solo. Ha preso tre esempi di persone non certo scomparse, io, Tommy e la De Lellis siamo forse quelli che lavorano di più. E poi penso che vedermi in studio, in prima serata, alla mia postazione mentre lui è seduto tra gli eliminati sia già una risposta. Leggi anche, Giulia Salemi, i segreti della sua dieta e dei suoi allenamenti, cosa faccio ogni giorno per mantenermi in forma. L'italo-persiana sta dimostrando maggiore maturità rispetto al passato, un aspetto notato da chi la vorrebbe al GF VIP come opinionista, questa la recente indiscrezione su di lei, che nel commentarla ha solo detto, apro le porte a tutto. Il mio sogno è diventare una conduttrice, ma se dovesse arrivare una proposta di questo tipo mi lusingherebbe molto, vorrebbe dire che ho seminato bene. Spererei solo di essere all'altezza. Leggi anche, Valentina Ferragni è tornata single, finita la storia con Luca Vezzil, perché ho dovuto dirgli addio.